Abbiamo con noi Marco Turati, che è il portavoce di Porte Aperte Festival 2019. Siamo alla quarta edizione, quali sono le novità? Le novità sono intanto che ci siamo ancora, che esistiamo ancora e che riusciamo ancora a costruire questo festival, cominciato con molta umiltà dall'idea di cinque amici che hanno poi trovato l'adesione del Comune di Cremona e del Centro Fumetto Andrea Pazienza e che anno per anno crescono negli obiettivi, nell'adesione del pubblico, nella buona considerazione degli addetti ai lavori, della stampa e della critica, ma soprattutto cresce nel numero delle associazioni, dei gruppi, delle agenzie culturali, delle istituzioni con cui collaboriamo ogni anno. L'anno scorso abbiamo fatto 10.000 presenze, è una cosa che ci riempie di orgoglio e naturalmente cercheremo di ripetere se è possibile di migliorare, ma il numero per il quale noi andiamo, del quale noi andiamo più orgogliosi invece è il numero delle collaborazioni, perché il festival, noi lo diciamo, si costruisce insieme con la città. Il percorso, il processo di costruzione del festival è parte integrante del programma e il fatto che siano più di 90 i soggetti quest'anno che hanno in parte interloquito per la costruzione del festival è per noi un motivo importante di orgoglio. Poi naturalmente ci sono delle novità vere e proprie, cioè per esempio quest'anno ampliamo una sezione nuova dedicata al gioco, in collaborazione con un'associazione di attività ludiche che è la Buca del Coboldo. In centro, in via Solferino, ci saranno attività, tavoli per sperimentare giochi antichi, giochi in scatola, giochi di ruolo, giochi da tavolo. Ci sarà anche la presentazione di un nuovo gioco ideato a Cremona da un ideatore cremonese Dario Dordoni, una disegnatrice fumettista cremonese Francesca Follini, dedicato al tema della liuteria. Poi un'altra novità importante è la presenza di una pattuglia folte di autori internazionali. Quest'anno abbiamo ben 5 autori internazionali, tra cui spicca Yanif Qureshi come stella del firmamento, ma abbiamo altri scrittori e fumettisti di livello internazionale. Poi abbiamo, come dire, confermato invece il pool delle nostre attività, cioè le location diffuse per la città, 66 incontri in 3 giorni, venerdì 28, sabato 29, domenica 30 giugno, questo è il core business del festival di quest'anno, 66 appuntamenti dalle 9 del venerdì mattina a mezzanotte della domenica, ognuno in posti diversi della città, in location diverse della città. Sempre con l'obiettivo di far conoscere ai cremonesi e ai non cremonesi angoli della In modo città. particolare, quali? Abbiamo ogni giorno sviluppa le contrade, come le chiamiamo noi, della città, per cui la contrada di Porta Milano si fa il venerdì, quella di Porta Po il sabato e quella di Porta Venezia e Porta Romana la domenica. Le location più interessanti sono il chiostro di Santa Chiara, piuttosto che la chiesa di San Benedetto in Via dei Mille che apriamo è chiusa e apriamo in occasione soltanto del Porte Aperte Festival con un affresco straordinario sul soffitto, ma anche il chiostro di Sant'Abbondio piuttosto che altre location interessanti. E la sera Porta Mosa. Porta Mosa che abbiamo anche lì riaperto e riscoperto dopo i fasti degli anni 80 e 90 e da 4 anni diventa il luogo centrale delle attività serali, quindi soprattutto dei concerti, ma anche degli incontri con scrittori, autori, lì c'è la ristorazione con l'Osteria degli Archi e con l'antica Osteria del Fico che sono sponsor tecnici, ma c'è anche la presenza di associazioni a scopo e finalità umanitarie che lottano per i diritti civili, c'è la libreria del festival dove si possono trovare i libri di tutti gli autori ospiti del festival e c'è soprattutto appunto ci sono gli eventi più importanti. Parliamo un attimo delle anteprime. Esatto, come sempre sotto l'egida di Aspettando il PAF, il festival propone anche nei 10 giorni antecedenti, la 3 giorni del festival, una serie di iniziative di avvicinamento al festival. Quest'anno ne abbiamo diverse, una decina, in particolare ci sono venerdì 21 alla sera la presentazione di una performance intorno ai temi del fumetto che si chiama Archimede Infinito 3.0 e che parla di questa pergamena, una storia vera che è stata tradotta dal CNR e da una rivista
scientifica che opera col linguaggio del fumetto in un libro a fumetti che parla di questa pergamena che ha avuto una storia nell'antichità, è stata scritta da Archimede in persona con delle teorie sulla geometria molto importanti, poi cancellata come si usava all'epoca e riscritta con altre cose da altri. Poi oggi la tecnologia ci consente di riportare alla luce gli scritti originari, è uscita quella che era l'originaria scritta, l'originario racconto di scientifico di Archimede e questo racconto a fumetti ne parla e viene anche messo in scena con i disegnatori e con gli autori scientifici che ne parlano. Tutto questo organizzato grazie alla collaborazione con un'associazione Piper, che è una delle associazioni di cui parlavamo prima, con cui collaboriamo ogni anno. Venerdì 21 giugno alla sera, ore 21, in cortile Federico II. Il giorno dopo, sabato 22, invece al centro fumetto Andrea Pazienza in via Palestro, un'altra anteprima di lusso nell'ambito del linguaggio espressivo del fumetto, con Alessandro Sanna, che è già stato ospite nostro con il concerto disegnato di 2 anni fa e che ha avuto un grandissimo seguito con una mostra in Santa Maria della Pietà, e che questa volta presenta il nuovo libro a fumetti, Come questa pietra, il libro di tutte le guerre, un libro straordinario per intensità che parla della natura violenta dell'uomo e di come nasce dall'antichità ad oggi. Poi, invece, la domenica 23 al pomeriggio, sempre in collaborazione con l'associazione La Buca del Coboldo e con gli Allegri Viandanti, la presentazione di un pomeriggio al centro commerciale Cremona Po, che ci sostiene anch'esso ed è un nostro sponsor del festival importante, un pomeriggio nella Galleria del Cremona Po dedicato ai giochi antichi, o meglio ai giochi dall'antichità ad oggi. Quindi verranno presentati e fatti sperimentare a tutti i partecipanti, non c'è bisogno di avere competenze particolari, giochi di tutti i tipi, dall'antichità, dai giochi vichinghi, longobardi, romani, fino ai giochi medievali, rinascimentali, fino ai giochi moderni. Un'evoluzione come dire, della logica del gioco che non è solo intrattenimento, ma lo scoprirete provandoci, è anche il modo con cui l'uomo spesso ha esorcizzato le guerre, ha esorcizzato i momenti più brutti attraverso la funzione del gioco e alcuni meccanismi ludici che lo hanno portato a rendere meno pesanti nella storia queste vicende. È un'operazione anche culturale, anche antropologica, molto interessante. Insieme a queste anteprime inaugureremo le 5 mostre, meglio una è già stata inaugurata che è Scemo chi legge, è stata inaugurata il 26 maggio ed è al Museo di Storia Naturale, ma altre 4 mostre molto belle sono inaugurate nella 3 giorni delle anteprime. Una è Flumen, una mostra itinerante della fotografa Alessandra Repossi, che sarà in collaborazione con le botteghe del centro e con i giovedì d'estate in 20 diversi negozi del centro storico. È una mostra dedicata al fiume Po. E poi I Bastardi di Pizzo Falcone, una mostra di fumetti che è diventata un graphic novel che presenteremo all'interno del Porte Aperte Festival e che avrà gli schizzi, i disegni originali autografi che hanno portato a un libro straordinario che ha rappresentato questa fortunatissima serie televisiva di Maurizio Di Giovanni al Centro Fumetti. Le ultime 2 mostre sono una collaborazione straordinaria con il Festival della Fotografia Etica di Lodi, che quest'anno arriva al decennale e che porta 3 mostre bellissime su 3 location diverse, tutte a Santa Maria della Pietà, inaugurate la domenica 23 giugno alla mattina alle 11 alla presenza del direttore del Festival della Fotografia Etica. L'ultima è martedì 25 giugno, la mostra di 4 fotografi cremonesi e bresciani, De Visu, che è un viaggio fotografico attraverso 4 paesi e 2 continenti e che si tiene al Museo Archeologico, portata e seguita alla sera da una performance fatta dal Coordinamento Teatro di Cremona sulle città d'altri mondi, ispirata alle città di Italo Calvino. Per quanto riguarda le 3 giornate clou? Le 3 giornate clou naturalmente hanno il venerdì mattina, come sempre, una rappresentazione di ricadute con progetti locali e sarà in cortile Federico II con delle collaborazioni con mondi locali diversi, dall'Oleificio Zucchi ai panificatori cremonesi, all'Associazione Aida Donne Antiviolenza, a una serie di associazioni che si occupano della fragilità a Cremona, che faranno varie cose tra il cibo e la cultura e la performance. Poi a partire dal venerdì pomeriggio, direi che il venerdì pomeriggio l'appuntamento clou è il reading letterario che tutti aspettano ogni anno e che quest'anno è con un attore incredibile, Neri Marco Re, che leggerà a quasi 30 anni dalla sua pubblicazione, Il Buddha delle periferie di Yanif Kureishi. Yanif Kureishi che avremo in persona
ospite il giorno dopo, il sabato pomeriggio, in cortile Federico II, in un'intervista condotta dallo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo, a parlare di Volevamo la Luna, che è uno dei filoni conduttori dei temi del festival di quest'anno, cioè i grandi sogni della fine degli anni 60, oltre alla citazione dell'allunaggio di cui quest'anno ricorre il 50°, ma soprattutto i grandi sogni di trasformazione e di cambiamento che, con qualche speranza, anche in queste ultime mesi, vedi i temi ambientali, vedi Greta Thunberg e il movimento giovanissimo che si sta muovendo, tornano a rianimare, a popolare il pianeta. Poi naturalmente altri importantissimi incontri con Alessandro Robecchi, scrittore, la sera del venerdì a Porta Mosa, dove si esibiranno anche i Coffee Safka, band cremonese, e Stefano Edda Rampoldi, già cantante dei Ritmo Tribale e oggi autore di una bellissima carriera solista che presenta il suo disco nuovo Fru Fru. Il sabato autori importanti del fumetto come Barbara Baldi, come della scrittura come Lina Bolzoni, della letteratura come Philippe Besson dalla Francia o come Marco Balzano, e la sera i Winstons sul palco centrale e Rancore già a Sanremo insieme con Daniele Silvestri. La domenica abbiamo lo straordinario intervista a Benedetta Tobagi su Piazza Fontana, la vicenda di Piazza Fontana tenuta dall'anchorman di Sky TG24 Paolo Frater, che ormai è un amico del festival, ma anche incontri con uno incredibile autore afroamericano, Nana J. Brenja, che viene per la prima volta in Italia e fa la sua prima al Porte Aperte Festival. Il suo romanzo pare essere una delle novità dell'anno più recensite in maniera migliore dalla critica internazionale, ma anche Zuzu, autrice giovanissima, Giulia Spagnuolo, di uno dei graphic novel più belli del momento, presentata 2 settimane fa a 8:30 da Lili Gruber, e la sera la celebrazione del cinquantennale dell'allunaggio sulla Luna con il divulgatore scientifico Adrian Fartade e il concerto di Riccardo Sinigaglia sul palco centrale, ex Tiro Mancino e The Producer, sul palco centrale di Porta Mosa.